una tipologia di dato un po' diverso. Quindi l'idea è quella, come si gestiscono i dati geografici? Tendenzialmente sono delle bestie un po' strane, nel senso che ne stavamo discutendo prima al tavolo, sono tendenzialmente gestite molto spesso da soggetti terzi, quindi sono per definizione una combinazione di informazioni dell'azienda con informazioni che arrivano da fuori, gestite da enti pubblici, gestite da soggetti privati, sui quali noi non abbiamo nessun controllo, né in termini di aggiornamento, né in termini di formato, né in termini di certificazione. Quindi anche la cosa più banale, la cosa più semplice, i codici di avviamento postale, sono un'entità sulla quale si appoggiano buona parte degli e-commerce e degli sistemi di transazione e non sono gestiti o certificati o rilasciati da un soggetto, sono gestiti ad uso e consumo di un soggetto privato che sono le Poste Italiane. Quindi quello che volevo farvi vedere, in realtà volevo chiedere alla regia se fa partire il video, è far capire che queste cose le facciamo, sono la geografia è nelle nostre corde da... Questa è la pianta di Roma. Qua mamma, prendi Teresa. Ma che fa? È un piano che ha preparato mamma. E questo è l'elenco ufficiale dei medici iscritti all'ordine. Sì, mamma. Mettete valere. Sediamoci. Adesso dobbiamo segnare sulla pianta le residenze dei medici per vedere dove ci conviene cercare l'ambulatorio. Teresa, prendi una penna. Tu fai le crocette, io ti leggo il nome dei medici. Ecco mamma, medici chirurghi. Pronta? Lettera A, zona ardeatina. Eccola qua. Dottor Angiolini Achille. Dottor Assani Lorenzo. Dottor Attanasi Ercole. Dottor Azzariti Russo. La zona dove c'erano meno crocette era quella del nuovo salario. E lì decidemmo di dare battaglia. Era un quartiere abitato da operai, impiegati, negozianti e soprattutto dipendenti dello Stato. Una delle categorie che fornisce mutuati della migliore qualità. Questo è in un minuto quello che io faccio, quello che le aziende come me fanno dalla mattina alla sera. Cioè 50 anni fa era già stato detto tutto. Lì dentro ci sono tutte le basi della gestione e della capacità di estrarre valore dalla geografia applicata al business. Si parte dal CRM, quindi da una parte il CRM che sono i miei clienti e dall'altra dai competitor. Quindi la prima cosa che fanno è normalizzare i dati e trasformare delle informazioni che stanno su un libro a dei puntini su una mappa. E quindi lì c'è un ETL di trasformazione, trattamento anagrafica, normalizzazione e posizionamento sulla mappa. A questo punto ho i miei competitor. Cosa fanno? Vanno a mettere sotto quelli che sono i clienti. Quindi c'è a monte un modello analitico di definizione del potenziale, il potenziale dei mutuati. Quindi a questo punto che cosa faccio? Vado a mettere lo strato dei miei prospect con lo strato dei miei competitor. Guardo la mappa e vado a vedere dove ho tanto potenziale e pochi competitor. E quindi decidono di andare a posizionarsi in un punto dove possano raccogliere, quindi costruendo un bacino di mercato, quindi che viene, quella che viene definita catchment area, viene calcolata la pressione competitiva del business. Questo vale per qualsiasi cosa. Vendo caldaie, vendo telefoni, sono una pizzeria, sono una telco, sono una banca. Quindi ho un prodotto da piazzare, la classificazione, la tipologia di prodotto che devo andare a piazzare a questo punto dipende da qual è la capacità che il territorio ha di assorbirla e quindi vado a mapparla. Ho fatto un modello di scoring, ho individuato le aree a maggior potenziale, mi sono posizionato. A questo punto se io faccio un'analisi di conversione di quello che è la mia capacità di vendere il prodotto, posso anche stimare quello che è il fatturato atteso del mio punto vendita. E quindi posso continuare a fare questo gioco finché non ho messo tutte le mie caselle. Questa cosa veniva fatta 50 anni fa, è stata chiamata in mille modi,
è stata chiamata geomarketing, è stata chiamata location intelligence, viene chiamata data intelligence, location analytics, ma l'idea è sempre la stessa, è unire la componente, un modo diverso, un paradigma diverso, per andare a gestire, a integrare informazioni che io già ho all'interno del territorio. Quindi vado a replicare le informazioni e vado a unirle. E la difficoltà nasce tutta qua. Nasce dal fatto che molto spesso, e se ne è discusso tutta mattina, le aziende sono bravissime a gestire i dati interni. Hanno i tool, hanno il controllo, hanno i comitati, hanno i data steward, hanno le tecnologie, sanno di che cosa stanno parlando. E poi arrivano i dati esterni. E ad esempio tu puoi capire che i dati meteo sono correlati alle performance del tuo negozio. Puoi avere la puoi cercare di capire se c'è una correlazione tra una campagna digitale o telefonica che un tuo competitor sta facendo su una certa area e le performance della tua rete agenziale. Puoi cercare di capire perché quella che ti sembra essere la filiale meglio attrezzata, con le persone più valide, nel territorio migliore, in realtà prende una marea di schiaffi dalla banca locale con 3 filiali del paesello. Quindi aggiungere la componente di gestione del dato geografico è quella cosa che ci può far cambiare il paradigma. Quindi, tornando indietro, la cosa abbastanza incredibile è che in realtà il dato geografico è qualsiasi cosa. Prendiamo la componente di analisi dei voleri. Vi siete mai accorti che quando arrivano gli aerei, di solito, quando arrivano gli aerei giusti, la corsia dei taxi di Linate è piena? Quindi in realtà c'è un sistema che il tassista sa che il suo business è governato da delle informazioni che ha. Quindi sapere da dove arrivano, che tipo di informazioni ci sono, come riesco a metterle a sistema, come riesco a estrarre valore, è fondamentale. Stessa cosa per i dati meteo. Ci sono delle applicazioni, ad esempio internet, quello con le antenne radio, è sensibile, o anche le trasmissioni satellitari, è sensibile alle condizioni meteo. Quindi sapere quale sarà l'impatto sul mio call center di una perturbazione che si muove sul nord Italia può essere fondamentale per capire come andare a tarare i modelli di risposta. Piuttosto che, e qui arriviamo ai dati quelli ancora più difficili da maneggiare, i dati di posizionamento o i dati che mi arrivano dalle campagne media. Quindi se io riesco a localizzare, io faccio una campagna di billboard, faccio delle affissioni, posso capire se c'è una relazione tra le campagne billboard che faccio, la campagna media che faccio, la campagna televisiva che faccio, quella sulle radio locali e le performance della mia rete? Ancora una volta sto gestendo informazioni che devo stratificare, devo analizzare e dalla quale devo estrarre valore. Idem per il turismo, cioè avere la capacità di mappare la stagionalità e capire che tipo di turisti arrivano in una certa zona. E quindi qual è il reddito, i consumi, le tipologie, i gusti, mi permette di capire ancora una volta come offrire il servizio migliore. O ancora, io ho una rete di negozi, una rete di servizi e devo tarare l'offerta che ho. Sarà diversa l'offerta che io vado a rendere disponibile se questi negozi servono le persone che vivono nel quartiere o se viceversa, come in questo caso, vivono delle persone che stanno qua di giorno. Motivo per il quale, quando è arrivato il Covid, gli equilibri sono saltati tutti. Sono saltati perché sono cambiate le metriche con le quali andavamo ad analizzare i dati. Sono cambiate perché le serie storiche di fruizione dei luoghi erano diverse. È cambiato l'equilibrio. Un'altra cosa che sembra completamente distante, l'e-commerce, la fruizione del dato digitale. Quanto è distante dal territorio? In realtà lo è pochissimo. Lo è pochissimo perché, questo è addirittura uno studio di McKinsey, che aveva fatto un'analisi di correlazione, quello che viene chiamato halo effect, quindi la correlazione tra la presenza di un brand nel fisico e le sue performance
sull'e-commerce, o ancora, siccome l'e-commerce viene considerato come il negozio N più 1 spesso di una rete di vendita, capire come le sue performance si distribuiscono sul territorio mi può aiutare a capire qual è la reale necessità di presidio di quel territorio. E ancora una volta è fondamentale tenere conto delle performance to court, quindi, perché se io devo capire quanto un territorio mi rende, il fatto che il contratto magari io lo sia andato a discutere o abbia visto il vestito in una vetrina e poi lo abbia comprato online, se io non riesco a gestire questa capacità di governare contemporaneamente il dato digitale e il dato fisico, mi perdo dei pezzi. Quindi magari vado a razionalizzare un canale che in realtà non è nient'altro che il moltiplicatore di performance dell'altro canale. E tendenzialmente, io sono un po' deviato, nel senso sono un geografo, quindi di mestiere tendo a cercare di capire qual è la relazione tra la geografia intesa come insieme delle informazioni che stratifico e quelli che sono i miei obiettivi. Quindi, dove sono i miei clienti? Torniamo a quello che abbiamo visto prima nel video. I miei clienti, che sono dentro il mio CRM, sono delle righe di un database, le trasformo in puntini sulla mappa. Ok? Quando le ho trasformate in puntini sulla mappa, posso trasformare in puntini sulla mappa anche i miei negozi e i miei competitor. E quindi posso rispondere alla domanda numero 2, che è la stessa alla quale risponde Alberto Sordi, quando dice: questi sono dei mutuati di buona qualità. Lui sta dicendo: questo target è affine alla mia proposta. E poi ci sono delle aree di potenziale che io non sto coprendo? Ancora una volta, la risposta è sì, ci sono dei posti dove c'è tanto potenziale, non ci sono io, non ci sono i miei competitor, andiamo lì. Oppure ancora, dove sono i miei competitor? E torniamo su. Dove devo aprire dei nuovi punti? E siamo sempre al minuto di video che abbiamo visto prima. Quanto si devono muovere i clienti? Questa è un'altra cosa importante. Qual è il numero minimo o massimo di negozi, di store, di punti di presidio che io devo andare a mettere sul territorio per estrarre tutto il valore? Quindi a budget infinito, uno ogni 5 metri. In realtà c'è un'altra cosa importante: la propensione di un consumatore a fruire di un servizio non è costante, dipende dal servizio. Per comprare una macchina, per accendere un mutuo, sono disposto a fare 20 chilometri. Per comprare il pane o per comprare il quaderno, un quaderno, sono disposto a fare 200 metri. Se abito in città, tendenzialmente sono più pigro. Mi aspetto che i servizi vengano a me. Se abito fuori città, sono più abituato a prendere la macchina. Quindi mi aspetto di poter di muovermi. Ok? O tendenzialmente mi aspetto di avere una distribuzione logistica diversa. Quindi tendenzialmente che cosa si fa? Si va anche in questo caso a segmentare quella che è l'offerta, quindi la capacità di coprire un territorio in base al servizio che sto fornendo. Altra cosa è: che cosa succede se io continuo ad aumentare la mia presenza sul territorio? Beh, a un certo punto arriverò a darmi fastidio, arriverò alla cannibalizzazione, no? La cannibalizzazione è figlia di quello che dicevamo prima, cioè è figlia del fatto che io posso, ho già un negozio vicino, quindi non sono un qualcosa che non si servirà di quel servizio. Quindi oltre un certo livello basta, mi devo fermare. Non posso aprire un concessionario di Audi ogni 300 metri, mentre posso aprire una panetteria ogni 300 metri, ed è esattamente quello che succede. Altra cosa importante: si parlava stamattina dei dati e del fatto che si debba estrarre valore. Ecco, il valore che estraggo di fatto non è costante. E non tutte le aziende sono pronte a estrarre tutte le classi, tutti i livelli di valore. Se io parto, si è partiti all'inizio con la catalogazione del dato, no? Quindi il primo step è stato: prendo il dato e lo raccolgo in un enorme contenitore e poi lo rendo disponibile. Siamo lì in basso.
Siamo ai report, quelli standard, quindi prendo i dati, li impacchetto in una certa forma e li rendo fruibili. Il next step era, sì, però a me questo dato qua non mi serve a niente, potresti calcolarmi questa cosa, questo indicatore, passi a livello successivo. Quindi report dedicati, ad esempio, per funzione aziendale. A questo punto cominci ad avere dei dati, ad sentire la necessità che i dati comincino a trasmetterti delle informazioni, ad avvisarti. Quindi puoi integrare in processi di alerting i tuoi dati, fare in modo che al verificarsi di una certa condizione, in maniera automatica i sistemi rispondano un'altra volta. Quando hai fatto questo, ti viene la voglia di andare ad analizzarli con gli strumenti più sofisticati. Qui entrano in campo i data scientist o gli statistici, come si usava a dire qualche anno fa. E a questo punto che cosa fai? Gli dai in mano la possibilità di analizzare i dati, dove intendiamo ci sono ancora dati interni, prima soltanto con i dati interni, poi cominci a maneggiare anche i dati esterni. E da lì in poi partono le sfide, perché da lì in poi si va a chiedere ai dati di dare risposte su quello che succederà e quindi di indicare, di dare supporto alla decisione fino ad arrivare al fatto che i dati siano essi stessi parte del processo decisionale, cioè che alcune decisioni, vedi ad esempio la macchina guida autonoma, a fronte di un ingestion di dati sempre crescenti, siano in grado di prendere decisioni al posto dei decisori, al posto dell'azienda. Quindi buona parte dei dati ad oggi vengono, in realtà buona parte dei processi saranno costruiti per prendere delle decisioni. Quindi stamattina si parlava dei C-level, dei capi, del CFO, del CDO, del CRO, quindi un'altra figura che emergerà è che esiste un'intelligenza propria dei dati che prenderà delle decisioni in maniera autonoma e che andrà in un certo modo governata. Okay? Si fa con i titoli di borsa, lo si fanno con gli strumenti di compravendita dei titoli, lo si fa con la guida autonoma. Cioè io sono l'autista, ma lascio le mani e lascio prendere delle decisioni a uno strumento che è in grado di raccogliere molti più dati di me. Lo fa più in fretta, lavora meglio e io posso fare altro. E le automobili evolvono da strumenti per andare da A a B in centri di intrattenimento dove Elon Musk monta la PlayStation, piuttosto che si possono cominciare a fruire di contenuti in streaming, piuttosto che si può cominciare a comprare attraverso queste piattaforme. I geodati sono una brutta bestia. I geodati sono una brutta bestia perché sono strani, sono fatti da un sacco di formati, quindi si parte da tutta la componente di mappe base, che ancora una volta non sono quasi mai gestite dall'azienda. Le immagini satellitari sono veicolate da 2 o 3 aziende al mondo, piuttosto che la cartografia di base, se io sono una multinazionale che opera in 200 paesi, è fatta da 200 soggetti diversi, che sono le nazioni. Idem per quel che riguarda la componente di informazioni sociodemografiche. Le informazioni sociodemografiche sono qualcosa che è appannaggio delle istituzioni pubbliche, che sono calate a seconda della nazione su un livello di dettaglio diverso, okay? E che quindi io posso utilizzare per costruire i miei KPI di performance in maniera diversa nazione per nazione. Poi c'è un altro strato, che sono le strade, quelle che usiamo per i navigatori satellitari. Qui esistono 2 provider al mondo che le rendono disponibili e anche in questo caso vanno integrate e sono aggiornate quadrimestralmente e quindi i KPI che io ho calcolato a marzo, ad esempio l'ampiezza di un bacino di mercato attorno a un punto vendita, la ricalcolo a settembre e può essere diversa, perché sono nate nuove strade, perché questi provider a loro volta si aggiornano a partire da dati di fonti pubbliche da una parte o da survey da parte loro con le macchinette. Poi c'è tutto il tema del mercato, i punti di interesse, cosa succede attorno. Questa è una babele. È una babele perché non esistono directory certificate uguali in tutto il mondo. Esistono in ogni nazione fonti diverse, livelli di confidenza diverse, informazioni diverse, diversificazioni in base al mercato che vado a identificare.
E poi, e qui eravamo nel geomarketing, no? I primi tre era il geomarketing, era la roba anni 90, era la preistoria. E poi è arrivato il digital. Il consumatore che ha un certo comportamento a livello digitale, io devo far di tutto per capire che sia la stessa persona che poi agisce nel mondo fisico. Non fosse altro che per trattarlo allo stesso modo, fare in modo che il linguaggio con il quale parlo sia lo stesso. E poi tutte le informazioni che riusciamo a recepire dall'utilizzo delle app, fino ad arrivare a quelli che sono i comportamenti che un utente, un'azienda, un negozio, uno store, un luogo hanno a livello social. La combinazione di queste informazioni deve essere gestita in ambienti abbastanza sofisticati. Quindi la prima cosa è la necessità di passare, quello che dicevamo prima, no? Dalle informazioni presenti su database tradizionali, siano essi data lake o data warehouse, quindi se ho uno stream di posizioni, io devo comunque riconciliarmi con una posizione fisica per poterla poi normalizzare e confrontare con dei dati che ho, o degli indirizzi di un cliente, di un prospect, di una vendita, di una consegna e-commerce, del fallimento dell'attivazione di un contatore, cioè tutto ciò che contestualizza il mio business. E quindi avrò tutti dei motori di validazione, normalizzazione, deduplica. Dalla deduplica poi passo all'arricchimento, perché una volta che io ho un puntino sulla mappa posso aggiungere tutta una serie di informazioni che mi permettono di connotare meglio, ad esempio il mio store, quali altri competitor attorno, il mio cliente, quali sono i servizi accessori che ha attorno e quindi quali sono le cose che io posso offrirgli che lui non ha. Questo andiamo via veloce. Questo è un'architettura di gestione di un database, di un'infrastruttura geo. Quindi avremo tutta la parte di ingestion. Si parlava stamattina degli ETL. Gli ETL sono morti? No, gli ETL non sono morti. Gli ETL sono una commodity. Gli ETL devono esserci, sono l'unica cosa che permette di utilizzare i dati in maniera adeguata. La differenza è che esistono altri modi, cioè esistono altri dati che entrano, che non seguono le regole di un ETL, perché non ne ho il governo. Quindi la vera sfida è gestire contemporaneamente ambienti ibridi. Vedete lì che io ho da una parte un data lake, uno spatio-temporal data store, poi ho un G-server, quindi ho contemporaneamente la necessità di gestire dati tradizionali, dati geografici che sono gestiti normalmente come dei blob all'interno dei database, quindi con tutto quello che è il peso della gestione di un dato di questo tipo, i data lake che invece gestiscono dati destrutturati e che però poi per essere utilizzati insieme a dei dati tradizionali vanno per definizione normalizzati. Quindi se io ho uno stream di informazione che arriva e questo stream è la fruizione di un servizio, la presenza di un certo numero di clienti, la presenza di un tot di scatole nere, ecco, come faccio poi a utilizzare questo? Li devo in qualche modo aggregare, trovarne qualcosa che sia leggibile per poterlo poi confrontare. Ad esempio devo confrontare la presenza di un tot di scatole nere con degli incidenti o con un certo comportamento di guida, con la fruizione di un certo tipo di servizio o con le performance di un McDonald's. Io devo passare, da una parte ho dei dati tradizionali, quelli vecchi, i puntini, i poligoni, le linee che mi permettono di costruire il territorio, e dall'altro i dati nuovi, i like, i post, le storie su Instagram, i dati che mi arrivano dall'IoT. Queste informazioni a questo punto devo poi renderle disponibili verso altre applicazioni o verso gli utenti. Altra cosa importante, tutto ciò che io faccio con sistemi di questo tipo deve essere fatto in modo che la fruizione sia fattibile tramite web services. Perché? Perché la geografia arriva sempre per ultima. Cioè tutto è già fatto, tutto è già in piedi, i data warehouse sono già in piedi, i CRM sono già fatti e poi dici, ma sì, proviamo a vedere com'è questa roba quando la mappo, proviamo a vedere cosa succede se arricchisco. Ecco, questo tipo di architetture si innestano tramite i web service in architetture tradizionali. Quindi a questo punto io posso essere a servizio del data scientist e quindi gli metterò a disposizione dei modelli geoanalitici, delle banche dati, posso essere al servizio del marketing,
quindi posso supportarli in una comunicazione più indirizzata, posso essere a servizio delle vendite e quindi posso rendere disponibili dei KPI che mi permettono di confrontare le performance dei miei negozi con quello che è un potenziale di assorbimento di un tal prodotto, o ancora possono essere rese disponibili come strumenti per l'arricchimento, ancora una volta, dei miei database. Questo è un pochino il giro. Poi ci sono diverse componenti, no? Quindi posso avere degli server geoanalitici o geosemantici che mi permettono di localizzare dove le cose vengono dette, quindi a una relazione io posso andare a localizzare un certo tipo di linguaggio, posso andare a localizzare delle parole, posso andare a localizzare delle immagini e poi metterle in relazione spaziale tra di loro. Quindi qui arriviamo a un altro livello di sofisticazione dove devo anche salvare quelle che sono le informazioni che ad esempio mi avvengono dal riconoscimento facciale di una videocamera. Quindi io posso contare la tipologia di persone, avere delle vetrine intelligenti, capire quali sono i flussi. Qua poi il livello di sofisticazione sale, si arriva alla fantascienza, ma tendenzialmente poi prima o poi ci si arriva. Quindi questo voleva essere un minimo di quadro, forse un po' diverso rispetto agli interventi di oggi, anche perché io sono un geografo prestato alla gestione dei dati e non viceversa. Volevo ringraziare gli sponsor e Pragma Etimos che mi ha permesso di essere qui a chiacchierare con voi e a condividere queste idee. Grazie. Poi la maglietta te la do dopo. No, sì, anch'io ho svariate domande. Siccome l'ho fatta a tutti, non posso esimermi. Non posso esimermi. Allora, io ho ben presente cosa aveva fatto Grom quando aveva aperto i negozi, sì, all'epoca. Ho presente cosa ha fatto Velasca, che aveva un business diverso. Sì. Quindi li ha geocalizzati, ha cercato le zone, ha trovato i posti più convenienti perché avevano un'altra esigenza. Ma quante oggi le aziende si muovono in questa direzione e vengono a interrogarvi su questo? In realtà tanto, con un'altra cosa che stiamo assistendo, ne parlavo prima anche... Perché questa era la curiosità, insomma. No, la curiosità, allora, tendenzialmente, anzi, siamo a uno step successivo, nel senso che, come si stava dicendo prima, le aziende stanno portando in casa le competenze analitiche. Ecco, una volta che porti in casa le competenze analitiche ti accorgi che magari ti manca un pezzo, no? Ti manca la componente geoanalitica. Quindi ci sono aziende che si stanno attrezzando in autonomia, un po' perché sono abituate a gestire dati territoriali, penso ad esempio le telco, e altre aziende che invece ti chiedono di accompagnarle in questo percorso. Quindi in realtà siamo abbastanza avanti, la consapevolezza sta crescendo, c'è stata una fiamma tipica delle curve di adozione, no? La fiammata del geomarketing, facciamo il geomarketing, corriamo a fare il geomarketing. Cosa me ne faccio del geomarketing? E adesso c'è tutto un ritorno legato al fatto che tutto ciò che sono le azioni che faccio sul territorio, i modelli analitici che faccio, le azioni, le decisioni che prendo, se non le leggo in maniera più o meno consapevole al territorio nel quale mi muovo, ecco, perdono di efficacia. Quindi non è tanto un oggetto in più, è aggiungere uno strato di vernice di analisi geografica alle competenze che ho visto, che ho sentito oggi durante il seminario. Va bene, allora grazie. No, io poi sarà interessante sapere tutto quello che stanno facendo in Wind con questi dati, perché loro Wind 3. Perché loro ovviamente dal dato geografico hanno altri dati, riescono a capire il nucleo familiare, da quanti cellulari si collegano a quelli IP. Voglio dire, poi sarà molto interessante nella tavola rotonda seguente, perché dal dato geografico all'enrichment data, cioè una volta che li sai dove sono, hai tutta un'altra serie di dati che puoi... Non ho detto telco a caso, quindi livello di maturità. Infatti, perché loro sono abbastanza avanti in questo Assolutamente. Senso. Loro e Amazon anche. Va bene, io direi che ti ringrazio. Abbiamo adesso una pausa caffè breve.